Bentornati amici di Parma Channel, Memorial Antonelli, terza partita tra Parma e Perugia dopo la vittoria in primo incontro dei crociati 1-0 sul Livorno con gol di Amauri. Ha vinto il Livorno stesso contro il Perugia, salire con Jamel Mesbah, uno dei più positivi nell'ultima uscita, zona tiro, buona la conclusione centrale, la parata del portiere sul tiro di Nicola Sansone che dimostra come sempre di vedere la porta. Al decimo minuto di gioco, la prima conclusione ancora il Parma, che può andare con Palladino. Palladino può puntare l'uomo, Palladino si porta la palla sul sinistro, ma che gol è ancora di Raffaele Palladino, ma che gol sta facendo in questo periodo, scatenato, più caldo che mai Palladino, grandissimo gol di Palladino. Tutto l'assetto tattico del Perugia, però Alberto grosso modo mi sembra anche lì un 3-5-2. Munari, diagonale velenoso, palla che termina fuori, peccato però. Ancora la possibilità, dato che il margine è risicato, Mesbah, zona cross, buono, arretrato, il piattone, la parata di Koprivec. Di mezzo forte, secondo palo, può andare allo stop, e la girata ben all'Uan, la palla resta lì, la parata di Koprivec, che dice di no. Ancora il Parma però, ancora il Parma in fase offensiva, ancora Benaluane che si inventa uno slalom speciale degno del miglior Alberto Tomba. Okaka, zona tiro, Okaka può fare la sponda, Rispoli, da qui può tirare, Rispoli, conclusione, il colpo di testa, palla alta, peccato, Parma ancora vicino al gol. 1-0, gol del solito Palladino, l'uomo più caldo dell'estate crossata, buona la palla per Okaka, supera in dribbling stillo, ancora Okaka, la porta è vuota, Okaka, gol, e sono due. Stefano Caca, ancora Caca e Palladino, non male come coppia, ma la... Arriva il tempo delle scelte chiaramente, però tutti i giocatori hanno di nuovo risposto presente. Occhio Usepi, grande numero, palla dentro e in qualche modo ci salviamo, in qualche modo ci salviamo anche stavolta. Ma chiude a tenaglia la propria porta e allora finisce qui il Memorial Andrea Antonelli. Il Parma batte anche il Perugia 2-0, le reti sempre di quei due, di Palladino e Okaka.